È Gesù che ti chiama. Cristo risorto, buona giornata cari amici. Accogliamo oggi un Vangelo dove Gesù inizia a chiamare i suoi discepoli. Leggiamo insieme il Vangelo secondo Marco, capitolo 3, dal versetto 13 al 19. In quel tempo Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì 12, che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12, Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. Amen. Carissimi, oggi, quindi, dopo una serie di miracoli, di guarigioni, di predicazione da parte di Gesù nei primi tre capitoli, oggi vediamo che sale sul monte e prende la ferma decisione di chiamare i suoi discepoli. Già questo fatto, carissimi amici, è una novità. Se noi studiassimo le tradizioni rabbiniche di come avveniva la partecipazione di un discepolo, di un allievo, alla scuola dei rabbì, dei maestri, questo avveniva perché ogni discepolo, studente potremmo dire di questa scuola, sceglieva da parte propria il maestro. Quindi Gesù compie un gesto rivoluzionario. Non sono gli altri che lo seguono e che lo scelgono, ma è il maestro, il rabbì che sceglie con chi vuole stare e chi lo deve seguire. Amen. Vedete che rivoluzione che Gesù ha fatto. Vedete quanto è importante conoscere sempre di più la parola di Dio, il Vangelo e la cultura del Vangelo, altrimenti tutto è scontato. Lo leggiamo come una storiella, Gesù sceglie. No, non accadeva così. Gesù compie un gesto nuovo, significativo. Sceglie personalmente uno dopo l'altro i suoi discepoli, i suoi 12 apostoli. Ha pregato per loro, ha guardato al loro cuore, alla loro vita e li sceglie perché li ama. Perché da Dio viene sempre l'iniziativa. Quante volte noi crediamo e pensiamo di essere cristiani perché la nostra famiglia era cristiana, c'è questa tradizione in Italia di essere battezzati, quindi io sono cristiano, potremmo dire, perché ho scelto, come gli altri, come tutti, di essere cristiano, di essere battezzato, i miei genitori hanno scelto così. Ma in realtà è Dio che chiama, fratelli e sorelle. Quante volte è il pensiero del mondo. Io credo, io non credo, io ho la fede, io ho perso la fede, non credo più. È sempre una forma di egoismo. Io decido di credere se Dio esiste oppure no. Quindi se tu decidi che Dio non esiste, ecco, nel mondo non c'è Dio. Siamo figli dei nostri tempi, fratelli e sorelle. Ma noi dovremmo essere figli della Bibbia, figli del Vangelo. E oggi riconoscere
che è Gesù che ci ha chiamati ad essere Suoi discepoli. Amen. È Gesù, caro fratello, cara sorella, che ti chiama anche oggi ad essere Suo discepolo. Amen. Non siamo noi che oggi in questo commento siete venuti sul telefonino, sul computer, sul tablet a vedere Vangelo del giorno, Vangelo di oggi, con Onia Biella, Padre Luca, e dire ecco, io ho deciso di ascoltare il Vangelo, ma in realtà nel vostro cuore già Dio ti aveva chiamato. Amen. È bellissimo, perché l'iniziativa non è mai nostra, mai. Mettiamocelo bene in mente. L'iniziativa viene sempre da Dio. È Lui che ci ha pensato, è Lui che ci ha donato la vita, è Lui che ci ha chiamato a conoscerlo, a sperimentarlo. E sentite che cosa prepara per i Suoi discepoli. Ne costituì 12 che chiamò perché stessero con Lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Gesù quindi ci chiama perché ci vuole, ci desidera. Ti chiama perché ti ama, ti vuole bene, desidera il meglio per la tua vita, quindi se lo segui vivrai meglio. E in che cosa consiste seguire Gesù? Ci sono due aspetti. Il primo, sei suo discepolo. In latino discepolo viene dal verbo disco, che significa imparare. Da chi impariamo la fede? Cari amici, se non da Gesù, se non dalla Bibbia, dal Vangelo che quotidianamente ci parla. Sei discepolo di Cristo. Ascolta il tuo Maestro. Chiudiamo gli orecchi alla voce del mondo, a tutte quelle voci scoraggianti o quelle voci allarmanti. È Gesù la voce che conta nella tua vita. Amen. Quindi, se tu sei discepolo, Gesù è il tuo maestro e Gesù ti insegna come vivere. Amen. Secondo, segui Gesù, sei un suo apostolo, che in greco significa inviato, inviato da Gesù. Quindi, da un lato, stiamo con Gesù, siamo Suoi discepoli, fermi alla presenza Sua, in una relazione personale. Dall'altro aspetto, Gesù poi ci invia alle persone che non lo conoscono per annunciare il Vangelo, cioè la notizia buona che abbiamo sperimentato nella nostra vita e con il potere di scacciare i demoni. Gesù ci ha dato autorità. Più volte lo dice nei Vangeli: nel mio nome scaccerete i demoni, nel mio nome pregherete per i malati e guariranno, calpesterete i serpenti e non vi morderanno, berrete veleno e non vi ucciderà. Fratelli e sorelle, essere cristiani significa stare con Gesù, con la Sua parola, annunciare il Vangelo, proclamando che Gesù è il Signore, è il Figlio di Dio, con il potere di allontanare il male. Amen. Questo è il Vangelo di oggi. Questa è la buona notizia. E lo slogan è Gesù che ti chiama. Grazie, oh Signore, perché in questo giorno Tu mi chiami per nome. Grazie, oh Signore Gesù, perché in questo giorno Tu vuoi che io Ti segua in un modo ancora più profondo. Io vengo a Te con tutto il mio cuore, con tutta la mia vita, offrendoti le mie fragilità, le mie incertezze, i miei dubbi. E Ti chiedo, Signore, manda il Tuo Spirito Santo, donami un nuovo ardore nel seguirti, nello stare con Te, nel leggere e pregare la Tua parola, un nuovo zelo nel proclamare il Tuo Vangelo agli altri, un nuovo zelo per annunciare che Tu sei vivo, che Tu sei risorto,
Sì, oh Signore, grazie. Grazie perché mi ami. Mi ami così come sono e mi hai scelto così come sono. Grazie perché anche oggi mi insegni che non sono io, che ti seguo perché ho voluto seguirti, ma sei tu che hai deciso di chiamarmi. A te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, seguiamo Gesù con tutto il nostro cuore, seguiamo Gesù con tutte le nostre forze, perché è Lui il nostro Maestro. Seguiamolo e seguiamo la Sua parola. Ancora potete iscrivervi alla nostra scuola biblica entrando nel nostro sito. La scuola biblica è un'esperienza di conoscere Gesù attraverso i Vangeli, conoscere Gesù attraverso ciò che è stato scritto in tutti i libri della Bibbia. Quindi vi invitiamo, se ancora non lo avete fatto, ad iscrivervi nel nostro sito per entrare in una relazione ancora più personale con Gesù e comprendere quanto Lui ci ama attraverso la Sua parola. Grazie che mi avete accolto, buona giornata. A domani, ciao! Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Le tue parole, Signore.